trovati un saluto a voi tutti grazie di questa vostra partecipazione continua assidua e quindi di essere sintonizzati con la nostra emittente televisiva telemaig programma 97 che quest'oggi ospita per l'approfondimento del Maig notizie domenico losacco ecco si va in ferie no. gli, altri. gli altri. No, no. altri no appunto dico No, non ho completato la domanda, nel senso che si va in ferie, gli altri, ma quando si parla di sanità e quindi il sorriso è sparito, non perché diciamo, chi opera nella sanità non meriti la nostra attenzione e quindi la nostra serenità, ma perché purtroppo la salute non va mai in vacanza, gli infermieri non vanno mai in vacanza, le strutture sanitarie non possono chiudere, c'è una continuità di servizio, di assistenza che non può venir meno, è un bene essenziale. Ogni cittadino ha il diritto, in qualsiasi punto si trovi, parliamo dell'Italia, anche se dovremmo parlare dell'Europa, ma noi ci limitiamo a parlare dell'Italia e quindi veniamo alla nostra Puglia, di essere curato, di essere assistito, di avere eh, tutto quello che è costituzionalmente previsto a disposizione e anche quindi anche i sindacati che devono fare il loro dovere. E quindi ospitiamo Domenico Lo Sacco, perché segretario provinciale FIALS. E ma perché Domenico Lo Sacco è così allarmato? Perché Domenico Lo Sacco organizza questa assemblea generale Parla dell'oncologico di Bari, quando ci siamo incontrati tempo fa sembrava tutto risolto, sembrava organizzato il tutto per dare le giuste risposte e quindi giusti servizi ai pazienti, agli utenti. Che cosa è successo? Cosa c'è che non va? Cosa vi ha costretto a indire questa assemblea generale? Allora innanzitutto grazie per l'invito direttore e un saluto a tutti i telespettatori. E... Diciamo, siamo stati mossi organizzare, ad organizzare questa assemblea generale perché eh, ci siamo trovati di fronte a un allarme, un allarme importante che è quello relativo alla carenza di personale, carenza di personale sanitario eh, che diciamo, si sta facendo sentire in maniera marcata in maniera decisa in gran parte delle unità operative dell'oncologico di Bari. Brevemente eh, voglio fare un riassunto di quello che è stato il percorso dell'Oncologico di Bari negli ultimi tre anni, da quando ci siamo visti una delle ultime volte che c'è stato anche il cambio del management aziendale voluto dal Presidente Emiliano a seguito di nostri solleciti fatti proprio dalla mia organizzazione sindacale, dalla FIAS che rappresento. Bene, questa inversione di rotta voluta proprio dal Presidente avvenuta circa tre anni fa ha portato indubbiamente dei benefici. L'Oncologico di Bari ha recuperato il terreno che aveva perso nel periodo precedente, ha annesso una serie di unità operative rivenenti dalla ASL Bari e ha ampliato la sua offerta sanitaria. Oggi, l'Oncologico di Bari è un contenitore che tratta esclusivamente la patologia oncologica eh, su più aspetti. Che succede? A fronte di questo diciamo, ingrandimento, Uh, smisurato, tra virgolette, nel senso positivo, lo voglio dire questa volta, ci siamo trovati di fronte a una cronica carenza di personale che in un primo momento è stata sopperita ricorrendo uh, sistematicamente al lavoro straordinario richiesto dal personale dipendente ed erroneamente perché sono stato costretto anche a denunciare questa situazione in quanto il lavoro straordinario che è normato dal contratto collettivo nazionale del lavoro, è uno strumento che deve essere utilizzato solo per eventi imprevisti e imprevedibili. E quindi la carenza d'organico conclamata non è più un, imp un evento imprevisto e imprevedibile. E quindi ho denunciato proprio eh, l'utilizzo improprio di questo strumento contrattuale. È chiaro però che se, se non si soperisce con uno strumento non si può andare avanti. E gli infermieri sono letteralmente stanchi di questa situazione che perdura da un po' di tempo. Perché? Perché sono costretti a lavorare e a coprire più torni a seguito di, di carenze e di voti nell'organico e manca il personale di supporto, i famosi operatori sociosanitari, gli OS, che ormai sono conosciuti eh, da tutti. Bene, questa è una figura imprescindibile ormai che deve supportare l'infermiere. E quando in una struttura come l'oncologico ce ne sono in tutto 19, tra questi poi non tutti operativi al 100%, è chiaro che eh, questa assenza pesa, pesa che si ripercuote sulle attività. Eh, siamo stati costretti anche, dopo aver denunciato questo, a chiedere, ahimè, a malincuore, anche una riduzione delle attività, se, se, se non si attivano subito delle procedure assunzionali. Ecco, ma chiedere una riduzione delle attività significa dare meno servizi agli utenti, cioè mandare più persone indietro, aumentare le liste di attesa. Cioè cosa ahimè, ahimè, sì, a malincuore. E quindi... non è eh, diciamo, grottesco, è grave dal punto di vista, se vogliamo, solo, solamente parlando di azienda, quindi grave aziendalmente, certo. che uno ha messo su una macchina ha ben carburato, ha finalmente organizzato il reparto, l'organizzazione per produrre 10 e poi si decide di ritornare indietro. Cioè si tratta poi di ricominciare da capo, di ricarburare il tutto. Sì. O no? Mi dica se, no, no. se non è così. Ha perfettamente ragione. In questo caso specifico sento però di dover spezzare una lancia in favore del management aziendale perché in questo caso dell'oncologico che stiamo vivendo oggi, non ci sono delle responsabilità dirette imputabili al management aziendale perché mancano le risorse economiche per poter acquisire risorse umane. Ecco, ma queste, questa riduzione di personale, questa, sono persone che vanno in pensione? Sì, tra quota 100, le mobilità che magari eh, vengono richieste, oppure ci sono dei casi di malattie che non vengono... Ah, se, se noi diciamo Matteo Salvini che c'è gente che è andata in, in pensione e c'è un'azienda che non li assume, si arrabbia, perché dice abbiamo fatto tanto per liberare un po' di posti di lavoro, per incrementare, e, e quindi hanno ragione quando a livello nazionale dicono noi stiamo dando la possibilità di, ma poi ognuno deve fare la sua parte. È chiaro, Come? il turnover deve essere programmato, appunto deve essere deve programmato, deve programmato. E quindi, e quindi ora eh, scende in campo la regione. Perché la palla ora... In che senso scende in campo? Scende in campo la regione. la regione. Perché noi abbiamo proprio... Ehm, io ho organizzato questa assemblea generale perché eh, sistematicamente, quotidianamente, erano numerosissime le segnalazioni che, ricevevo, eh, che, che ricevo da personale sanitario sulle attuali condizioni di lavoro. E quindi ho dovuto convocare un'assemblea generale per fare il punto della situazione e individuare le strategie da porre in campo. A questa assemblea in generale ho invitato anche il management aziendale e il direttore ha accolto l'invito e ci ha onorato della sua presenza durante questa assemblea. Ma questo è positivo. Assolutamente sì, perché quando il datore di lavoro recepisce l'invito dell'organizzazione sindacale, la maggiormente rappresentativa in questo caso nell'oncologico di Bari, nasce un confronto produttivo. Nasce un confronto produttivo, anche perché diciamo, nelle corde dell'operato della FIAS all'interno dell'oncologico... C'è proprio questa, diciamo, questa caratteristica improntata sul dialogo e diciamo, sul portare il problema, ma contestualmente anche la risoluzione al problema. E quindi il direttore generale, accogliendo il nostro invito, ci ha partecipato del fatto che ha attivato una fitta corrispondenza con il presidente Emiliano e con i suoi collaboratori per chiedere l'autorizzazione a spendere nell'immediato 2 milioni di euro, perché siccome siamo in tempi di fabbisogno triennale del personale e quindi ci sono una serie di parametri eh, che vengono studiati dalla Regione Puglia e servono poi per autorizzare le singole aziende sanitarie ad, ad attivare determinate procedure, noi ora abbiamo chiesto, con una nota articolata, noi, l'amministrazione, eh, l'autorizzazione. La a investire 2 milioni di euro per procedere nell'immediato ad assumere quantomeno 20 infermieri e 44 os. Questo significa che le risorse ci sono. Ma sono bloccate. Perché se da, non arrivano... Un, da una regola regionale. Da una regola regionale, sì. E quindi se questa autorizzazione non dovesse arrivare, cosa facciamo? Non possiamo spremere più di tanto i lavoratori perché legittimamente hanno diritto anche ai congedi. Ora siamo in prossimità delle periodi estive, siamo quasi in pieno periodo estivo. Ecco sì, eh, ma eh, facciamo un passettino indietro, nel senso che io ragiono sempre in termini aziendali, certo. anche se non dovrebbe essere così parlando di sanità, ma eh, siccome facciamo riferimento ai 2 milioni di euro e quindi all'economia, alle risorse economiche, io mi chiedo, prima abbiamo detto che i servizi sono aumentati, quindi le prestazioni sono aumentate e quindi gli introiti sono aumentati dell'oncologico o no? Sì, assolutamente. E quindi se è inattivo, se è migliorato, se, ci sono, se ha fatto, non dico business, ma se ha fatto i soldini, eh, si dovrebbero spendere poi per, per... E ha detto bene, direttore, si dovrebbero spendere. Eh sì, e ha quindi... fatto bene utilizzare il condizionale, eh... perché siamo vincolati a queste norme, a questi vincoli regionali, perché non danno l'autonomia al management aziendale di poter, cioè non è un'equazione facile, siccome ho introitato posso spendere. No, per poter spendere c'è bisogno di tutta una trafila burocratica e amministrativa che passa per le dovute eh, autorizzazioni regionali a seguito delle quali il direttore il management aziendale può procedere ad attivare questo piano assunzionale. Caso contrario, se il direttore generale di sua volontà domani mattina si dovesse alzare e dovesse decidere di spendere così 2 milioni di euro interviene la, la corte dei conti e ci rimette del suo e ci rimette del suo quindi eh, l'allarme è un allarme importante perché qua parliamo di cancro non parliamo di chirurgia estetica tanto di cappello anche la chirurgia estetica o altro tipo di, di, di patologie qua parliamo del cancro il cancro non va in ferie il cancro... ogni minuto è prezioso ogni minuto è prezioso in... ogni... sensibilizzano sempre più alla prevenzione eh, e poi cioè... che facciamo? io voglio fare prevenzione e non riesco eh, ma appunto direttore oggi poi l'oncologico di Bari è eh, il capofila della rete oncologica pugliese e quindi serve eh, un territorio vastissimo anche a livello provinciale perché ha preso dall'ASL Bari una serie di unità operative e quindi serve una serie di utenze in, si è ingrandito in maniera eh, importante. Abbiamo ridotto anche i viaggi della speranza: gente che prima andava al nord per ricevere le cure, oggi si affida alle strutture che abbiamo a 30 km nel caso di Acquaviva, o a 15-20 km perché comunque abbiamo un'eccellenza in casa. Un'eccellenza che l'ha voluta fortemente anche il presidente Emiliano, perché è giusto che lo, lo, lo diciamo, eh, ha puntato molto su questa, su questa struttura. Però oggi è come se stessimo parlando di una Ferrari che non ha la benzina per poter, per poter camminare. E allora eh, ho dovuto inevitabilmente, poiché rappresento oltre l'80% delle persone dipendenti di quell'azienda, sono stato costretto a convocare que questa assemblea e, tra virgolette, a mettere un out-out per capire quali sono le intenzioni, gli intendimenti delle figure apicali a livello regionale? Ci sono stati dei segnali concreti? Allora, a seguito di quell'assemblea, come stavo dicendo prima, il direttore generale ci ha informato di una fitta corrispondenza attivata con il presidente Emiliano e con i suoi collaboratori, nel caso specifico il direttore generale dell'assessorato, il dottor Montanaro, e, e pare che dai diciamo, primi feedback che sono pervenuti che ci siano buone possibilità, ma io non mi accontento perché non voglio fare demagogia sindacale, non è nel mio stile e non è nemmeno il luogo, quello dell'oncologico, dove fare demagogia sindacale. Ma qui parliamo di un giro di vite, un giro di vite dell'utenza e dei lavoratori, che si intersecano e si intrecciano inevitabilmente. Allora io voglio delle certezze, voglio dei tempi e voglio un cronoprogramma. Ecco, nell'ipotesi che questo non avvenga, eh, cosa succederà? Nell'ipotesi che questo non avvenga sarò costretto ad informare il prefetto di Bari, a chiedere una convocazione, perché a mio modesto parere qua parliamo anche di un allarme sociale, mettiamo in discussione la continuità assistenziale, come lei ha detto in introduzione, perché meno risorse umane, riduzione dei servizi, meno offerta per l'utenza e quindi un paziente che deve essere sottoposto a trattamenti ambulatoriali, infusioni chemioterapiche per esempio, invece di farlo oggi può darsi che slitta a 3-4 giorni e non sappiamo poi questi 3-4 giorni quanto possano incidere sulla salute del, del paziente. E quindi, ravvisando questo allarme, ravvisando questa situazione, sarò costretto a informare il prefetto e poi inevitabilmente a manifestare proprio nei pressi del, del palazzo della regione Puglia. Cioè stato di agitazione. Sì, stato di agitazione. Si sciopera. Si, fa? si sciopera, farò dei presidi, farò dei presidi. Sarò costretto ad attivare tutte le iniziative, eh, anche le più plateali, per sensibilizzare l'opinione pubblica e per sensibilizzare anche le figure eh, preposte. Eh, magari questo non sarà necessario perché se già i contatti ci sono stati e abbiamo visto la stampa se ne è... Eh, occupata, lei sicuramente avrà avuto modo di parlare con eh, qualcuno, con i referenti, lo stesso dirigente ha partecipato all'assemblea e si sarà fatto promotore eh, di azioni forti nei confronti dell'organo politico. Evidentemente, magari non saranno, non so, i dieci giorni, i sette giorni, i quindici giorni, ma la soluzione a breve arriverà. Io me lo auguro, però eh, ripeto, poiché io su questo tipo di situazioni che ho vissuto già in passato, perché nel, tra il 2014 e il 2015 eh, all'oncologico diciamo, sono stato il protagonista di una serie di manifestazioni, eh, proprio perché comunque alcune cose non andavano e non funzionavano, eh, gli impegni che eh, diciamo, vengono presi devono essere rispettati e per me dieci giorni ho dichiarato e dieci giorni devono essere. All'undicesimo giorno, se non ho dei riscontri, per me è una sconfitta non mia. Ma è una sconfitta del sistema regionale. E di solito noi eravamo abituati a sentir parlare di risanamento, no? quindi di bilanci in rosso delle aziende sanitarie e della regione poi che no? risanava questi bilanci. Qui invece parliamo di un'azienda, di un'organizzazione che funziona positivamente, positivamente. E che però non può spendere quelle risorse per personale insufficiente perché c'è chi è andato in pensione, qualcuno. Le dico magari. di più, direttore. E, e, e diciamo. Nel corso della sua... Sì, dico di più... In dico che di senso. più, quando ho fatto riferimento ai bilanci, proprio l'oncologico di Bari nell'ultimo triennio eh, aveva un deficit di bilancio di 14 milioni di euro e è stato portato a 2 milioni di euro. Quindi un lavoro più che positivo è stato fatto in questi tre anni, da 14 a ridurlo a 2. Mm -hmm. E quindi diciamo bisogna anche premiare, tra virgolette le amministrazioni che si contraddistinguono rispetto alle altre e che comunque eh, questa eh, amministrazione aveva ereditato una situazione un po' fallimentare, tanto è vero che eh, nel 2015 l'oncologico era in odore di accorpamento al Policlinico di Bari, non ce lo dimentichiamo. Ecco, eh, ma il, il sistema è un po' strano, dobbiamo dire la verità, perché anche se andiamo a parlare con gli utenti... Della riabilitazione, puntualmente, annualmente arrivano a determinati periodi, come quello di giugno, e rimangono senza assistenza o il monteore a loro dedicato e destinato diminuisce. Ecco, e, ma come mai possibile che il primo anno e va bene, può succedere, ma se ritorna a commettere lo stesso errore, che quindi non è più un errore, è voluto il secondo, il terzo, il quarto, il quinto anno e così via, voglio dire se per quell'assistenza in un anno servono mille euro a utente, eh, bisogna mettere a disposizione mille, perché ne mettono a disposizione sempre 800, poi si arriva a giugno si interrompe l'assistenza o si riduce per poi farla ripartire a regime a settembre eh, eh, perché succede questo nella, nella sanità è un servizio importante, non è come la strada, c'è una buca in più e rif il rifacimento del, dell'asfalto, del manto stradale lo rifaremo ad anno nuovo, e eh, vabbè una buca in più certo che So più le strade con le buche, vabbè, ma lasciamo stare. Lei va a Sanicantro, immagino. Sì, a quale a Sanicantro. Non so se riesce a scansare le buche Ce a centro, parecchie. a sinistra e a destra. Vabbè, Ce ne no sono lascia, lasciamo stare. Adesso le, lo risolveranno il problema. Ma dico, ma nella sanità come mai succede questo? Eh, o cioè, oh no, no eh, non no, è così. C'è qualcosa che non. C'è qualcosa che, che non... Che, che bisogna può... rivedere. Che bisogna rivedere a livello proprio organizzativo e gestionale. Perché... Eh, e' chiaro, facciamo i conti con quelle che sono le disponibilità di cassa. Certo, non voglio interrompere, ma noi sappiamo bene che è più facile criticare che programmare e costruire. Però la nostra è una critica costruttiva che siamo costretti a farla diventare ripetitiva ma non per coppa nostra. Certo. Ecco. Eh, perché appunto va rivisto proprio il sistema, va rivista proprio la ripartizione delle risorse e Secondo me ci vuole anche più coraggio nel momento in cui si devono fare, si devono prendere determinate scelte anche di destinazione, di assegnazione di determinate risorse. Perché in questo caso, quando si parla di sanità e quando si parla anche di assistenze, di riabilitazione e quant'altro, parliamo di casi che comunque sono casi conclamati, di casi che necessitano... Veramente di un supporto, cioè non stiamo parlando di situazioni fittizie, di situazioni fantastiche, cioè sono casi purtroppo, ahimè, reali, concreti. E quindi però se non, se non cambia tutto il pacchetto, se non cambia tutto il sistema, ci ritroveremo sistematicamente fra un anno, fra due anni, a continuare a parlare sempre dello stesso problema. Purtroppo. Non è edificante. Non è edificante è uno spreco per chi fa della spending review un riferimento importante alla riduzione della spesa pubblica anche lo spreco di risorse umane dell'intelligenza della persona è forse più grave di quello un economico un monitoraggio più approfondito su determinati investimenti forse meno consulenze meno incarichi risparmiare su altri settori potrebbe servire per investire in altri perché qui si parla poi di spending review, ma a volte si predica bene e si razzola male, perché eh, ci si nasconde dietro. Ecco perché, il, che concludiamo, il cittadino, l'utente è così disattento. Disattento io dico perché. Eh, o, è, o dico male, cioè magari io non ho questo monitoraggio, questa, questa verifica. Eh, o invece si informa, conosce bene come funziona la sanità, conosce bene il ruolo del sindacato, conosce bene come deve funzionare il servizio. Perché il cittadino, non so al nord, ma qui dal, nel sud, eh, si sì, alza la voce quando magari è stato tre ore in fila, ma non è quello che deve fare. Il cittadino deve collaborare, deve portare eh, il suo valore aggiunto, e invece no, lo vedo disattento. Insomma, se non subisce il furto a casa sua non gliene frega niente che ci sono ladri in giro, o e, no? È così, e è perché così. noi siamo così? E anche il sindacato forse in questo... Cioè cosa possiamo fare? Noi come televisione facciamo la sensibilizzazione, di quello che possiamo. Ma perché il cittadino non comprende che se il sistema magari è così... E anche colpa sua, ecco. noi che possiamo dare tutta la coppa alla politica o ai sindacati che non spingono più di tanto, cioè, i, il, i cittadini hanno una grossa responsabilità, non possono dire non so come, non so cosa, non so perché o come, non lo so. Sbaglio a dire questo, detto... anche perché il ruolo del sindacato, sì, deve difendere i lavoratori, tutto quello che vogliamo. Ma se il cittadino non ci mette del suo, e cosa, come si fa a crescere? Sicuramente sindacato, cittadini, eh, funzionerebbe meglio il sistema, quantomeno il sindacato, quantomeno una televisione, quantomeno gli altri soggetti non starebbero lì impegnati a spiegare al cittadino come funziona perché poi non c'è peggior sordo di chi non vuole ascoltare, noi possiamo stare qui a fare dieci ore di trasmissione, ma se il cittadino che sta dall'altra parte, dice, oh, stiamo parlando di sanità, cambia programma e non gli interessa, perché preferisce vedere la show girl, voglio dire, o chissà che altro programma, e non si può lamentare se poi il sistema non funziona, o oh no, mi aiuti, mi aiuti, perché io sono eh, imbarazzato e allo stesso tempo mortificato di questo, perché siamo operatori di comunicazione e magari abbiamo parlato di queste cose anche l'anno scorso. Ha toccato un tasto dolente, in effetti questa considerazione l'ho fatta anch'io molte volte. C'è proprio uno scollamento tra quelle che sono le situazioni eh, che ruotano in, intorno a determinati, alla pubblica amministrazione, alla sanità e quant'altro, e l'utente. In effetti l'utente è pigro, cioè vedo che eh, in maniera passiva eh, subisce gli eventi senza eh, interagire con nemmeno allora noi siamo il sindacato siamo una forza sociale non mi capita mai che un utente mi contatti per propormi per dirmi per segnalarmi un qualcosa cioè, per saperne di più anche per saperne eh? di più eh? anche perché noi siamo Cioè se qualcuno incontra per strada e dice eh, "Domani" mi può spiegare mi puoi spiegare come funziona questo settore come non lo so qualsiasi cosa è assolutamente può che fa Domenico? Dice non vi rompere le scatole. No, assolutamente, mi no, eh. saliva un'ora. Invece non succede. Può, non succede. E come mai? È strano. È strano perché, ripeto, è, è la stessa pigrizia che la gente dice. Non ci è mette. che Domenico pensa chiedo scusa, eh. c'ha cioè, la gentina, come ti chiami? Luigi Maiuli, non sei iscritto. Non no, Assolutamente dare. no. Eh, non è così anche, che funziona. Anche perché direttore, io sono... Oltre ad essere segretario provinciale, anche in quell'azienda dell'oncologico, sono il rappresentante eh, sindacale unitario dell'RSO e quindi rappresento anche i non iscritti per esempio al sindacato. Eh, così deve e essere, quindi sono Sono a disposizione sono dei di... valori che non hanno colore associativo, e infatti, sindacale o politico. Assolutamente. Eh. E quindi io ho sempre improntato la mia attività sull'ascolto e diciamo, sul recepimento anche delle segnalazioni. Ma i cittadini questo stimolo non ce l'hanno. Io utilizzo anche i social proprio per pubblicizzare quello che accade però gli utenti ripeto non è solo il caso dell'oncologico ma anche io mi reco al Miolli mi reco all'Irx di Castellana sono freddi sono freddi cioè eh, il cittadino si, si, si ah. svegliano solo quando sono esasperati sì, ma ormai sa no. solo lamentarsi e eh, ma non è così eh, non è così è giusto o no? non è così perché un cittadino è soprattutto le, la nuova, le, le nuove generazioni non dico diciamo la vecchia guardia che ormai diciamo con l'età va avanti, ma quantomeno le nuove generazioni dovrebbero essere più predisposti all'interfacciamento. Ad arricchirsi, perché ad arricchirsi. è una questione di arricchimento, altrimenti eh, si è, si è tutti i giorni, ci si fa tutti i giorni portare a mano a mano. E infatti, e si creeranno sempre due situazioni completamente distanti, quella che è eh, diciamo, la parte pubblica, quella che è la parte dei servizi, della pubblica amministrazione, è l'utente e non ci sarà mai l'interfaccia, l'incontro, eh, diciamo, il, il colloquio, la colloquio, ci sarà sempre quello scolamento perché la gente vede l'istituzione come una cosa lontana, non alla portata di tutti. Invece bisogna essere in sintonia, invece bisogna, bisogna, Parla, avere bisogna il parlare di la stessa lingua. Bisogna avere il coraggio anche di chiedere, eh. di informarsi, di voler capire come funziona la procedura, il perché si fa così, invece purtroppo noto questo questa disattenzione questo lassismo va bene concludiamo quindi così il nostro approfondimento penso che abbiamo eh, di aver parlato di tutto l'argomento certo non nei dettagli perché il nostro tempo a disposizione anche se con questo approfondimento è comunque limitato ringraziamo eh, Domenico Rosacco grazie a voi eh, le amiche e gli amici che ci hanno seguito, sia quelli, <ride> e quelli a cui siamo simpatici, ma soprattutto quelle e quelli a cui siamo antipatici, perché <ride> funziona, funziona così. Funziona così. C'è simpatia, c'è antipatia, ecco noi ci sforziamo non di essere simpatici e antipatici, ma di darvi le informazioni più opportune. Altri sfruttano la simpatia e l'antipatia per raggiungere obiettivi che nulla hanno a che fare con la giusta informazione e la comunicazione o l'ambito sindacale o altri. Grazie a Domenico Rosacco. Grazie. grazie a voi.